Sarà una crisi lunga, bisogna immagazzinare gli aiuti il più possibile perché si rischia la chiusura delle frontiere con l'Ucraina. A tracciare la fotografia drammatica al confine tra Ungheria e Ucraina è Barbara Piazza, volontaria del Corpo di Soccorso dell'Ordine di Malta a Budapest, ma operativa anche a Berigove in Ucraina. Purtroppo la crisi durerà probabilmente a lungo, si aggraverà forse. Forse le frontiere saranno chiuse, quindi l'aiuto bisogna mandarlo adesso il più urgentemente possibile. Ci saranno grossi, grossi bisogni. Finora la comunità internazionale è stata magnifica, ma la nostra preghiera è di continuare ad aiutare, continuare a non dimenticare l'Ucraina. La rappresentante dell'Ordine di Malta racconta ad Sky News la situazione al confine. C'è una massa di rifugiati che in transito e anche sfollati interni, perché siccome, come dicevo, è una regione un po' isolata, ci sono anche quelli che non vogliono lasciare il paese, ma vogliono andare in questo posto, forse un po' più pacifico. Secondo le cifre dell'UNHCR sono già oltre 2 milioni i rifugiati. Di questi, quasi 400.000 arrivano attraverso la Transcarpazia e 200.000 giungono al confine ungherese. L'attività dell'Ordine di Malta gira a pieno ritmo. Due attività importanti. La prima è di assistere i rifugiati al posto di confine. 24 ore su 24, 7 giorni su 7, c'è una permanenza dell'ordine lì alla frontiera. Come lo sapete dalle varie trasmissioni TV, ci sono delle file terribili per attraversare, la gente deve aspettare 5, 6, 8 ore. E durante questo tempo gli diamo da mangiare, da bere, gli diamo consigli, possono entrare in un posto dove si possono un po' riscaldare, giochiamo con i bambini, facciamo quello che possiamo, ma molto importante, sì, i consigli e le informazioni su quello che possono aspettarsi in Ungheria, riceviamo, distribuiamo e immagazziniamo, grazie al cielo, tonnellate di aiuti in natura che ci arrivano. Molti ci arrivano attraverso i servizi dell'Ordine di Malta in Ungheria, altri direttamente da imprese, da altri donatori. Ci è arrivata anche roba dalla Romania, se figuri, roba che era stata messa insieme da piccole città, da comunità, non da grandi donatori, che le inviano attraverso di noi, per il quale siamo particolarmente grati, ovviamente.